Salve a tutti, in questo video vi volevo mostrare l'hardware essenziale per poter fare musica con il PC e ottenere un piccolo studio di registrazione in casa. Vi mostrerò anche i vari collegamenti. Tutto quello che noi abbiamo bisogno è di un PC o un notebook, come in questo caso, un'interfaccia audio MIDI che comunica con tutti gli strumenti, delle casse monitor attive da studio e una master keyboard. Bene, ora andremo a vedere come è collegata l'interfaccia audio MIDI. Questa interfaccia audio MIDI è autoalimentata, cioè è il PC che l'alimenta. Ve la giro nella parte posteriore per farvi vedere meglio le varie connessioni. Abbiamo la porta USB che va a alimentarla e va a comunicare con il PC, MIDI out, MIDI in, che è collegata con la mia master keyboard, dove invia e riceve il segnale MIDI, e poi l'uscita generale RCA, left e right. Questa uscita è l'uscita generale dell'interfaccia audio MIDI. Ora ve la rigiro nella parte anteriore. E abbiamo due connettori XLR dove si possono collegare i microfoni o strumenti che usano questo tipo di connessione, left e right. Poi abbiamo altre due connessioni jack, connettori jack, dove ho collegato la mia master keyboard, dove esce il suono perché una Yamaha P90 ha già dei suoni interni. E l'uscita cuffie. Questi sono i vari controlli. Abbiamo il controllo del canale di sinistra, il controllo del canale di destra. Abbiamo il tasto Pumpton per microfoni professionali. Questo tasto io consiglio di metterlo su off se noi non usiamo microfoni professionali, perché i microfoni professionali hanno delle frequenze diverse e si rischia di danneggiare l'interfaccia audio. Questo è un altro tasto chitarra che decidiamo se il canale di destra vogliamo farlo diventare in stereofonia e non più dedicato all'entrata di destra per le chitarre. Quindi in un unico jack si trasforma in un jack stereofonico. Poi abbiamo l'uscita generale, il controllo dell'uscita generale, output, e il bilanciamento dell'input. Sia del computer che dell'input generale di linea. Questo bilanciamento, spostandolo tutto su verso sinistra, abbiamo l'input dei volumi di linea, cioè questi qui, XLR e questi jack. Quindi esce dalla scheda audio solo queste entrate, non più quelle del computer. Se noi la spostiamo tutta verso destra, esce solo il suono proveniente dal computer, cioè solo da questa parte qui della porta USB. Mettendola sul centro, esce tutte e due. Possiamo, insomma, bilanciare queste due cose. E abbiamo il tasto mono stereo qui giù. In questo caso, su off, esce il suono in stereofonia, su on esce il suono in monofonia, monofonico. Bene, ed ora passiamo alle casse. Queste casse sono monitor studio attive e hanno la particolarità di avere due entrate e re le regolazioni di queste due entrate. In una ho attaccato la mia interfaccia audio con tramite quelle RCA che vi ho mostrato prima, all'uscita generale, e nell'altra ho collegato la scheda audio interna del mio notebook tramite il jack cuffia. In modo che posso regolare, quando io non uso il notebook per le applicazioni musicali, posso regolare il volume direttamente da qui senza usare l'interfaccia audio esterna. Poi abbiamo la regolazione dei treble e dei bassi, l'uscita cuffie e il tasto power che la va all'accensione. Ora passiamo alla master keyboard e vi faccio notare anche questo particolare della mia scrivania, riponendo il mouse al suo posto. Questa scrivania l'ho dovuta modificare sia per motivi di spazio che di praticità. Ha un ripiano estraibile e riponibile al suo interno. In questo modo qui io posso, quando non uso la tastiera, posso estrarre questo ripiano e diciamo mettere la tastiera del PC più comodamente. Questi sono i vari connettori, abbiamo MIDI in e MIDI out e l'uscita RCA che è collegata, praticamente si trasforma, questi cavi si trasformano in jack di linea, che sono questi due, ed entrano dentro l'interfaccia audio MIDI. Poi abbiamo il pedale sustain e l'alimentazione sotto il pedale sustain. Bene, con questo video è tutto, spero che vi piaccia e che vi serva per
per chi come me si è appena avvicinato alla musica fatta con il PC. Ciao e al prossimo video.